Bentornati in studio dall'Università Niccolò Cusano per la nostra seconda mezz'ora insieme. Il mercoledì è prettamente dedicato alla cronaca e oggi, oltre che a parlarvi, come sempre, nell'ultima parte di questa mezz'ora insieme di un cold case, che in realtà cold case in questo caso non è, e poi capirete perché, nella prima parte di questa seconda mezz'ora insieme parleremo invece di due casi di cronaca che hanno interessato gli ultimi, potremmo dire. Quindi stiamo parlando dei senza tetto, senza fissa dimora, perché appunto sono una notizia di pochi giorni fa che riguarda un caso avvenuto a Milano. E come sempre noi oggi ne parliamo con il nostro ospite e ormai amico, Fabrizio Peronacci. Buonasera Fabrizio, bentrovato. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora Fabrizio, appunto, partiamo da questo caso di cronaca, il più attuale. Siamo a Milano, all'ingresso del pronto soccorso Fate Bene Fratelli, ed è una notizia di qualche giorno fa. È stato ritrovato morto intorno alla mezzanotte Konstantin Mataki, un clochard di 71 anni. Inizialmente si era pensato che fosse stato vittima di un pestaggio, perché dalle visite del medico legale sono stati ritrovati su di lui dei segni riconducibili a un pestaggio, però poi questa ipotesi è stata accantonata e adesso si protende molto di più verso un investimento anche accidentale, non è così? Sì, questo è un caso che intercetta la cronaca, che sembrava cronaca nera, in realtà si è trattato di uno sciagurato e sfortunatissimo incidente che ha visto travolta questa persona che dormiva sui cartoni, tra l'altro nei pressi di un ospedale, e questa persona è stata travolta perché non è stata vista addirittura, secondo la prima ricostruzione, dai conducenti di due mezzi della Nettezza Urbana. È una notizia che ha turbato molto l'opinione pubblica, intanto perché appunto c'è un elemento fortuito che è insieme tragico e ordinario, un investimento però di qualcuno che dorme per strada, e poi perché investe il problema del disagio sociale che si sta facendo sempre più forte. Siamo ormai alla vigilia del Natale, un periodo in cui si dovrebbe provvedere anche a prendersi cura, visto il freddo, non soltanto delle festività religiose, ma il freddo, quindi l'inclemenza delle condizioni di vita, provvedere a una fascia di disagiati che è sempre più alta. L'ultimo dato che riguarda i nuovi poveri in Italia ci dice che sono saliti di circa 1 milione, siamo a 4,6 milioni in Italia di nuovi poveri, un dato che è cresciuto anche in relazione al coronavirus, alle conseguenze economiche del coronavirus. Il dato Ecco invece sui Fabrizio. senza tetto è ancora più allarmante, perché Milano, proprio questa storia del povero Konstantin Mataci è di Milano, è la città con un maggior numero di senza tetto, parliamo di 12.000 persone contro le 8.000 a Roma. È una grave emergenza sociale, economica, sanitaria di cui le autorità debbono farsi carico. Esattamente, anche perché, come hai detto tu, adesso si avvicina il Natale, in questo periodo era solito organizzare anche dei pranzi di solidarietà, delle scene per andare incontro a tutte queste persone, e naturalmente quest'anno non sarà possibile o sarà più complicato. Quindi, a parte sicuramente il dramma, questo numero drammatico che ci hai appena detto dei nuovi poveri, che ormai sentiamo ribadire da più parti, questo allarme che viene da settimane, c'è anche il dramma dei vecchi poveri, potremmo definirli così, quelli che lo erano prima e adesso sono in una situazione ancora più drammatica per via del coronavirus. Che poi, tra l'altro, Fabrizio, pare che questo clochard di Milano, Mataki, avesse scelto questo posto proprio davanti al Fate Bene Fratelli in caso di emergenza, vicino al pronto soccorso, così se si fosse mai sentito male poteva subito farsi curare. E invece quel Sì, posto. hai colto un aspetto vero, quello che è aggravato dalla pandemia in corso, che è quello della solitudine. Nel senso, fino a che si poteva abbracciare, toccare, dare una carezza, prendere sotto un braccio, queste persone potevano avvertire attorno a sé un senso di solidarietà e di calore. La pandemia le ha rese ancora più sole.
e quindi è emblematico che questa persona, questo romeno di 71 anni, sia andato a dormire con i suoi cartoni proprio davanti all'ospedale, quasi psicologicamente a sentirsi confortato dalla presenza di una struttura nei pressi. Ed è stato un paradosso e un'ulteriore sventura il fatto che lì sia morto in quel modo. Sì, sicuramente. Andiamo avanti perché questo caso a noi, a me, a Fabrizio, ma credo non soltanto a noi, ha richiamato alla memoria un altro caso di cui ci sono stati degli sviluppi proprio in questi giorni. Siamo a Villa Franca di Verona, è l'8 luglio 2019 e alla stazione appunto, di Villa Franca di Verona viene trovato un uomo, Vasile Toridean, sempre un senzatetto romeno che è stato bruciato ed è morto, pensate, dopo 2 mesi e mezzo di un'agonia pura e drammatica. La Corte d'Assise di Verona ha accolto le richieste del pubblico ministero e ha inflitto 3 ergastoli ai colpevoli. Non ci sono state, per quanto riguarda il pubblico ministero, non ci sono stati dubbi sulla portata dell'omicidio, che non è stato assolutamente un omicidio preterintenzionale, ma volontario, senza ma e senza se. Queste appunto le parole di Elvia Vitulli, che è il pubblico ministero che si occupa del caso. Lo ricordi Sì, questo? questo è il classico caso del branco, anche se ambientato sui marciapiedi tra persone che vivono in condizioni di gravi disagi, è comunque successo qualcosa che cioè specie nelle realtà metropolitane, accade invece nelle fasce giovanili, cioè il branco che si mette insieme senza più badare a connessioni logiche, né a connessioni di umanità. E si prende gioco di qualcun altro, lo fa con violenza efferata. Questo romeno venne bruciato l'8 luglio del 2019 davanti alla stazione. Per una E motivazione questo, poi davvero futile. sì, per una sigaretta negata, a quanto pare, però c'è stato un sovraccarico di ferocia e quasi un volersi divertire con questa azione appunto tragica ed efferata. E questa vicenda poi, dopo il decesso della vittima, un paio di mesi dopo, è diventata a tutti gli effetti un giallo, perché l'indagine, sulla base degli indizi raccolti, delle testimonianze e della ricostruzione della dinamica, è andata a arrestare e a portare poi a sentenza, a condanna, 3 persone con una condanna più severa non potrebbe essere. Parliamo di 3 ergastoli, e da questo punto di vista devo dire che la giustizia in questo caso ha dato prova di grande tempestività, e quindi è stato un elemento molto rassicurante. Certo, anche se bisogna dire hanno i legali dei 3 hanno già avvertito che faranno ricorso in appello, vabbè, questo c'era naturalmente da aspettarselo. Ricordiamo che appunto questo clochard arrivò al pronto, cioè fu ritrovato col volto tumefatto e del tutto irriconoscibile per via delle gravi ustioni di cui era stato vittima. Però poi fondamentali nel corso delle indagini sono state sia le telecamere che hanno ripreso la vicenda, ma soprattutto i vestiti e l'analisi del sangue e del DNA. Sì, c'è stata appunto una indagine classica che in tempi recenti ha fortunatamente il supporto delle nuove tecnologie, quindi le telecamere sono diventate nelle indagini per omicidio uno strumento fondamentale. Questo l'ho visto anche in tutti i casi che ho trattato nel mio ultimo libro, Morti di un detective ostiense e altri delitti. Spessissimo le scene del crimine vengono in qualche maniera riprese, fotografate, quindi da lì si possono trarre degli elementi molto importanti per la soluzione. Questo è valso anche per il fatto di Verona, prima le telecamere, e poi l'altro elemento principe di un'investigazione è quello della ricerca del DNA tramite le tracce ematiche, che in questo caso sono state rinvenute sui vestiti degli indagati e poi condannati. E quindi sia sulle scarpe che sui vestiti le macchie di sangue presenti della povera vittima, del povero romeno bruciato, hanno consentito di chiudere l'inchiesta. Quando il DNA va a rappresentare la prova principale,
difficilmente possiamo percepire il rischio che la giustizia possa sbagliare. Effettivamente è una prova scientifica di grandissimo rilievo e quindi da questo punto di vista alleggerisce anche il carico e la responsabilità della giuria chiamata a emettere un verdetto. Purtroppo questo non sempre avviene e purtroppo accade anche spesso che ci possano essere delle sviste, degli errori investigativi che portano a sottovalutare le prove giuste, gli accertamenti che potrebbero consentire di arrivare rapidamente alla soluzione di un caso come è avvenuto appunto a Verona. E questo, Fabrizio, correggimi se sbaglio, potrebbe essere il caso del nostro cold case di oggi, che cold case non è, come io dicevo in apertura di questa seconda parte, perché stiamo parlando del delitto dell'olgiata, un delitto che è rimasto un cold case irrisolto per diversi anni, ma poi appunto a distanza di anni si è arrivati ad una soluzione. Io vorrei soltanto riassumere rapidamente di che cosa si tratta e poi Fabrizio ci spiegherà bene nello specifico. Allora, siamo al 10 luglio del 1991, una Villa dell'Olgiata, una zona residenziale situata a nord di Roma. E, la mattina di questo delitto, la contessa Alberica Filo Dalla Torre si trovava nella sua abitazione mentre il marito era al lavoro. Nella villa erano presenti i due figli, la cameriera e la babysitter, delle due domestiche filippine, scusate, e quattro operai che stavano lavorando per una festa che ci sarebbe stata la sera. Sono le 7:30 circa del mattino. Alla villa iniziano appunto i preparativi per questa festa. Nel frattempo si svegliano anche la contessa e i due figli. La cameriera appunto testimonierà poi di aver servito la colazione alla donna verso le 7:45. Poi la contessa appunto scenderà al piano inferiore verso le 8:30 per ritornare in camera un quarto d'ora più tardi. Beh, da quella camera non uscirà viva. Sono le 9:15 all'incirca e la piccola Domitilla, bussando alla porta chiusa, non trova risposta e più tardi appunto la contessa Alberica verrà trovata morta. Fabrizio, perché questo è stato appunto per tanti anni un cold case? Come si è risolto poi? Sì, il giallo dell'Olgiata, cosiddetto, vale a dire la morte violenta della contessa Alberica Filo della Torre, è stato uno dei grandi enigmi attorno ai quali c'è stata un'attenzione mediatica spasmodica per tutti gli anni 90 e anche nel successivo decennio. Venne caratterizzato da una serie di errori che poi magari vedremo con calma nella fase iniziale delle indagini. E la particolarità fu che improvvisamente, invece, a partire dal 2007-2008, ecco, questa è la villa dove vivevano insieme Pietro Mattei e sua moglie Alberica con i figli Manfredi e Domitilla. Improvvisamente, verso la fine del primo decennio del 2000, grazie alla determinazione di Pietro Mattei, il marito, le indagini vennero riaperte. E si arrivò a una soluzione che più facile non poteva essere. Con grande sorpresa di tutti, a cominciare dai magistrati che avevano sbagliato clamorosamente le piste, l'assassino della contessa Alberica Filo della Torre era stato il suo domestico filippino, sul quale erano state sottovalutate, eccolo, questo si chiama Manuel Winston, ed era il domestico filippino della villa dell'Olgiata, che qui non si vede, ma su un gomito aveva una ferita e quella ferita sarà importantissima nella seconda inchiesta, quella appunto fatta riaprire dal marito della contessa. Questa storia verrà chiarita nonostante all'inizio furono imboccate tutte le piste sbagliate possibili, parliamo addirittura di una pista che portava ai Ecco, ai fondi servizi neri, segreti. servizi segreti, fondi neri del SISDE, perché all'epoca, a metà degli anni 90, ci fu uno scandalo di grande dimensione sull'utilizzo di risorse in maniera coperta da parte dei servizi segreti. Amicizie di Pietro Mattei e della moglie nell'ambito di queste istituzioni dello Stato furono utilizzate per immaginare scenari che non avevano nessun fondamento. I magistrati dell'epoca viaggiarono in mezzo mondo, dall'Inghilterra a Hong Kong, dalla Svizzera alla Germania, in cerca di prove
su queste piste che erano più che altro stimolate da suggestioni, da Che accostamenti. genere di suggestioni, Fabrizio? Ma l'idea era che, essendo una famiglia molto ricca e in contatto con ambienti altolocati, questo potesse far scaturire qualche meccanismo strano, illecito, illegale. L'attività di Pietro Mattei, che era un costruttore ed è scomparso qualche mese fa, io conosco bene il figlio Manfredi, l'attività di Mattei, di costruttore, fu messa al setaccio per mesi con decine di sopralluoghi della Guardia di Finanza, mi ha raccontato il figlio, in cerca anche lì di un movente possibile. E tutto questo appunto avveniva, ricordiamolo, negli anni 90, nei primi anni 90, perché il delitto è del 91, quando l'Italia è messa sotto sopra dalle inchieste che riguardano Tangentopoli, quando la politica è messa in subbuglio, appunto dicevamo, dallo scandalo dei fondi neri del SISDE. E quindi si tendeva a rincorrere un po' di tutto. Chiaro. Poi accade che, grazie all'istanza di riapertura delle indagini di una persona per bene, e però determinata e rigorosa come poche, come Pietro Mattei, arriva un magistrato nuovo, senza pregiudizi e senza desideri di correre dietro a tutto, correre anche magari dietro a un titolo di giornale, perché poi scatta anche questo Certo. cortocircuito mediatico giudiziario spesso, e la nuova inchiesta attraverso un paio di elementi probatori arriva rapidamente a Dama. Ecco, Fabrizio, non è il primo caso che raccontiamo, che tu racconti ai nostri telespettatori, in cui è fondamentale la determinazione dei familiari nel cercare una verità. Spieghiamo bene che cosa è successo in questo caso. Appunto, nel 2007, come dicevi tu, Pietro Mattei, vedovo della contessa, deposita un'istanza che chiede ulteriori esami del DNA alla luce di nuove tecniche investigative sui reperti e in particolare sul lenzuolo che venne utilizzato per strangolare la vittima e l'orologio della stessa. Non è così? Sì, dunque, sono stati tre gli elementi determinanti. Due sono questi che dicevi, in particolare le macchie di sangue sul lenzuolo della vittima, perché ricordiamo che Albertica fu prima colpita con uno zoccolo ripetutamente e poi strangolata. E in questa dinamica violenta venne macchiato di sangue il lenzuolo. Ora, nell'istanza di riapertura, ma soprattutto nell'ultima novità, che è quella di questi giorni, nell'atto Ieri, di citazione, sì, di ieri, nell'atto di citazione dei familiari di Alberica, dei figli in questo caso, Manfredi e Domitilla, che chiamavano in causa i consulenti della procura incaricati di esaminare i rilievi, si contestava il fatto che non fossero state svolte fino in fondo le analisi sul lenzuolo macchiato di sangue e quindi che non si fosse risalito da quelle macchie al DNA dell'indagato filippino, del domestico, del più facile, diciamo, sì, sembra un dei romanzo, no? possibili assassini. Sì, una storia in fondo che sembra un giallo, ma di quei gialli con la soluzione che il lettore Davvero la sì. intuisce abbastanza presto. E effettivamente ha fatto bene il figlio della contessa a insistere dopo la morte del padre quest'anno e si è arrivati a quest'ultima sentenza che però, rispetto al primo verdetto che aveva assegnato un risarcimento ai familiari di 120.000 euro proprio per negligenze e superficialità nel corso delle perizie, questa sentenza di 2 giorni fa ribalta il giudizio precedente, getta in pratica un colpo di spugna sulle indagini e sugli errori investigativi che sono stati fatti e dice no, i consulenti della procura non debbono risarcire la famiglia. Resta il punto interrogativo: come mai, intanto, avendo sotto mano il sangue sul lenzuolo, non si cercò la connessione con il domestico filippino? Come mai non vennero analizzate le macchie che erano presenti anche sul Rolex d'oro della contessa Alberica? E questo è il secondo elemento contestato dai consulenti. E poi ce n'è un terzo che è davvero clamoroso, vale a dire La la telefonata. telefonata del domestico filippino di un paio di mesi dopo, quindi dell'autunno del 91,
nel quale parlava con un ricettatore per piazzare alcuni gioielli che erano, guarda caso, i gioielli della vittima. Ebbene, quella telefonata è rimasta per anni negli archivi della procura, non è stata né sbobbinata né tradotta. E quindi la prova, in questo caso Regina, che veniva da una intercettazione telefonica, è stata esaminata con una ventina di anni di ritardo. Ora, che la famiglia, dopo tanto tempo, chieda che chi ha fatto degli errori paghi, lo si può anche comprendere, perché in ogni caso sono stati 20 anni di attesa e di Certo. sofferenza del marito e dei figli, e dico anche di più, di esposizione mediatica, Ecco, che questo è può un essere fatto. utile in certi casi per risolvere, però posso assicurare, avendo conosciuto molte famiglie Ecco. sottoposte a questo incubo, è anche molto faticosa e molto pesante. Ecco, a tal proposito, tu appunto hai detto di conoscere bene, Manfredi, Mattei, il figlio di Alberica e Piero. Lo hai intervistato ultimamente. Beh, è ancora aperta la ferita, soprattutto per come è stata trattata a livello mediatico la vicenda. Sicuramente sì, lui è stato colpito da due elementi. Intanto ha una grandissima ammirazione verso il padre, perché si è accorto che la tenacia di una persona che reclama giustizia in questo paese può incredibilmente essere decisiva, determinante. Quindi uno contro tutti, Pietro Mattei è riuscito ad arrivare dove l'allora procuratore aggiunto Italo Ormanni, l'allora PM Cesare Martellino, che era quello con la pipa che andava sempre sui giornali, si vedevano sempre le foto, o l'altro PM incaricato Nicola Maiorano, che diventò famoso anche per una serie di errori che riguardarono il delitto della commercialista di Veroli a Roma sempre. Che Ecco, dove tratteremo non nella nostre, arrivarono, nelle prossime puntate, non svelare troppo, sì, Fabrizio. dove non arrivarono tre insigni esponenti della Procura di Roma, è arrivato un uomo da solo contro tutti, Pietro Mattei. Quindi questa è la grande ammirazione che ha Manfredi verso suo padre. E poi l'altro elemento invece è quello del fango che poi rotola su una famiglia completamente incolpevole. Lui mi ha detto che una delle sue grandi soddisfazioni, in particolare del padre, fu quella di far ritirare le fotografie crude della scena del delitto con sua madre che si vedeva in condizioni pietose, che finirono in parte pubblicate. E quindi la preoccupazione di una famiglia già fortemente colpita da una tragedia, come in questo caso, diventa su due fronti: quella di Certo. cercare di fare giustizia e quella di tentare di difendersi da un assalto che può anche essere fonte di grande sofferenza. Ecco, poi allora non c'era tanta accortezza, soprattutto per quanto riguarda le foto di casi di cronaca nera. Ad oggi si va un po' più cauti per quanto riguarda questa esposizione mediatica. Allora invece si era un po' più selvaggi, giusto, Fabrizio? Sì, su questo posso testimoniare. Io quando cominciai da giovane cronista di nera, arrivavo sui posti e trovavo, purtroppo, perché era brutto su tutti i versanti, il cadavere scoperto, i fotografi a ridosso. Oggi c'è una preoccupazione di tutela della privacy, del riservo e anche della dignità, direi, delle persone vittime e dei loro familiari, per cui ci tengono a distanza. E c'è una modalità anche di attenzione maggiore per quanto riguarda la pubblicazione delle fotografie e delle immagini, sia sui giornali che nelle emittenti televisive. Quindi, da questo punto di vista, qualche passo avanti si è fatto. Certo, diciamo che saremo contenti quando, anche dal punto di vista investigativo, ci troveremo di fronte a dei pool che quando si trovano a avere a che fare con dei casi complessi, più che correre dietro loro a qualche telecamera, si mettano al lavoro seriamente, perché le prime 48 ore sono fondamentali per Esatto, lo ripetiamo risolvere ogni un puntata. delitto. Esattamente. Bene, Fabrizio, io ti ringrazio per essere stato qui anche oggi, per averci raccontato, entrato appunto nel merito, analizzato questi casi di cronaca. Appuntamento con te alla prossima settimana. Grazie, buona serata e buon lavoro. Perché so che stai Grazie a scrivendo un tutti. altro Stiamo libro, lo dico anche ai nostri telespettatori. lavorando, sì, su un caso molto complesso.
poi ci svelerai. Ciao Grazie, buona Fabrizio, serata a grazie. tutti. Grazie. Bene, avete sentito, abbiamo provato a raccontarvi attraverso questi fatti di cronaca, andando oltre quelle che appunto sono le mere situazioni, quello che accade alle famiglie e andando ad analizzare gli aspetti anche un po' nascosti, un po' importanti per quanto riguarda i primi due casi, quelli dei clochard. Fabrizio ha ripetuto, ha rimarcato, e lo rifaccio anch'io, di quanto questo Covid abbia incentivato non solo la povertà, ma anche la solitudine. Poi, da questo ultimo caso che abbiamo trattato, il giallo dell'Olgiata, è emerso come la determinazione dei familiari, in certi casi quasi sempre, è fondamentale per avere giustizia, per trovare un colpevole, però, ahimè, anche un risvolto spiacevole, quello di essere esposti mediaticamente, quindi essere alla mercé di chi legge i giornali, chi guarda le televisioni come noi, e ci vuole un grande coraggio per fare questo. Io vi ringrazio per averci seguito anche oggi. Restart torna domani alle 17. Adesso la linea va al nostro telegiornale. Buona serata.